Chiara, la settimana scorsa, in occasione dell'ultimo consiglio comunale, fatto l'intero consiglio comunale aveva manifestato la sua disponibilità a trovare attraverso il conferimento della cittadinanza onoraria a Don Fabio la manifestazione con la quale gli dimostravamo la nostra gratitudine per quello che Don Fabio ha fatto per il nostro comune, il lavoro intenso che ha prodotto qui ad Uschi in tanti anni di attività. Il Consiglio Comunale conferisce la cittadinanza onoraria a Don Fabio Nieddu. Per anni stimato parroco di Uschi, ha svolto un'intensa opera cristiana, umana e sociale in seno e a favore dell'intera comunità oschirese. Queste sono le motivazioni per cui io propongo al Consiglio Comunale il conferimento della cittadinanza onoraria. Io ho concluso. Pongo in votazione la delibera. Chiedo a conferire. Quali chi lo conosce
Fabrizio Schirisi lo conosciamo, ha sempre avuto una predilezione particolare, quasi una devozione del Pico. Quindi come amministrazione comunale, pensando di interpretare quella che è il sentire comune, la volontà di tutti gli oscrisi, abbiamo pensato a come manifestare a Don Fabio questo sentimento di gratitudine e come manifestargli l'affetto e la stima che gli oscrisi tutti indistintamente nutrono nei suoi confronti. E abbiamo condiviso di concedere quella che è la più alta onorificenza che un'amministrazione comunale può conferire, cioè il conferimento della cittadinanza onoraria, dove appunto una comunità manifesta la propria gratitudine per i servigi che una persona svolge per l'intera comunità, sia in campo religioso, in campo scientifico, in qualsiasi altro campo. Ecco, noi con questo in due parole vogliamo dire a Don Fabio, non ce n'è bisogno perché lui si sente oscrese e si sentirà sempre oscrese, però noi vogliamo dire a Don Fabio che tu sia a Roma, che sia a Botti, da qualsiasi parte del mondo, sarai sempre un cittadino oscrese, quindi sarai sempre uno di noi in mezzo a noi. Questo è quello che vogliamo dire. Allora, il Consiglio Comunale si è riunito un'ora fa nel Palazzo Comunale e all'unanimità ha deliberato la concessione della cittadinanza onoraria, che poi si manifesta attraverso la consegna di una pergamena davanti al Consiglio Comunale. Come vedete, il Consiglio Comunale è qui riunito nei primi banchi, la consegna da parte del Sindaco di una pergamena che riporta le motivazioni, una sintesi delle motivazioni che hanno portato a questo conferimento, che io adesso vi leggo insieme, e noi consegniamo a Don Fabio Pietro insieme a un pensiero che l'amministrazione comunale vuol fare a Don Fabio a nome di tutta la comunità oscirese, che è un quadro che raffigura la nostra chiesa parrocchiale. Ci sono dei richiami anche alla chiesa di Nostra Signora di Castro, che è stato proprio per l'occasione dipinto dal pittore oscirese Costantino Fenu. Ecco, io vi leggo qual è la motivazione. Il Consiglio Comunale conferisce la cittadinanza onoraria a Don Fabio Niedu, per anni stimato parroco di Ostri, ha svolto un'intensa opera cristiana, umana e sociale in seno e a favore dell'intera comunità oscirese. Ecco, consegnandogli questa pergamena porgo a Don Fabio gli auguri per il suo nuovo incarico, per la sua nuova attività, per l'altra parte del suo percorso pastorale che andrà a fare. Alle amministrazioni comunali succedutesi in tutti i
non solo le maggioranze, ma maggioranze e opposizioni, perché per me sono tutti uguali. E spero e penso di aver dato dimostrazione in questi anni, in mezzo a voi, di essere imparziale da questo punto di vista. Tutti uguali, tutti al servizio dello Stato, tutti al servizio della democrazia, tutti al servizio delle persone. Questa è la cosa più importante, secondo me. Ma ringrazio anche le parole di signor Sindaco, di Piero, per questa alta onorificenza della cittadinanza onoraria ausilese. Non posso che dire grazie, e mi sento molto onorato da questo punto di vista. Non ci stavo pensando. E ancora la cosa che mi ha vincolato ancora di più è durante le sensazioni sono meravigliose perché mi hanno fatto ricordare tutti questi quasi 11 anni che sono ad Auschwitz, quindi mi hanno fatto rivivere tutte le emozioni, i momenti belli che ho vissuto con questa comunità auschwitzese che io ho amato e che io amo. Questa è la cosa più importante adesso. Quello che mi ha impegnato maggiormente sono quelli gli ammalati, perché andrò poi a svolgere il mio incarico pastorale proprio con gli ammalati. E poi ho cercato di curare soprattutto il rapporto interpersonale con le persone e in modo particolare con i giovani. Quello è il più impegnativo in questo senso. Il parroco che arriva, io rilascio le tre parole che ho lasciato stasera agli auschwitzesi, che è il perdono, l'amore e la solidarietà. E spero che anche lui possa comunicare a loro questi principi, questi valori che sono non solo cristiani ma anche umani. Grazie a voi.